Sono state avviate ulteriori verifiche da parte del Comune di Alcamo con il suo nucleo di polizia ambientale, anche con l'ausilio del Comitato locale della Croce Rossa italiana servendosi di droni per quanto riguarda le condizioni del torrente Canalotto tra Alcamo e Alcamo Marina. Si tratta infatti di un corso d'acqua sempre più al centro dell'attenzione da parte di non pochi cittadini abitanti nella località balneare per la necessità di monitorare continuamente non soltanto il rischio di dissesto idrogeologico e idraulico, ma anche l'eventuale presenza di sversamenti inquinanti e quindi illeciti. Già negli scorsi anni sono state aperte indagini riguardanti liquami provenienti dal depuratore comunale situato proprio in prossimità del Rio Muccio, da cui si origina il torrente Canalotto. Su Facebook non mancano segnalazioni fotografiche da parte di utenti e relative ai giorni scorsi. Pur non essendo stato direttamente contattato al riguardo, Alcamondo Blog, che peraltro in passato e con dettagliati servizi video e articoli si è occupato anche di approfondire nei limiti del possibile le vicende che riguardano lo stato di salute del torrente Canalotto stesso e di conseguenza delle acque del Golfo di Castellammare, in particolare quelle antistanti Alcamo Marina, oggi ha ritenuto opportuno rivolgersi al Comune di Alcamo per capire meglio la situazione. Dalla Polizia Municipale questa mattina viene confermato che sono stati effettuati nelle scorse ore controlli anche mediante l'utilizzo di droni, ma che non risultano anomalie e quindi condizioni di inquinamento. Secondo il nucleo di polizia ambientale, infatti, le acque del torrente Canalotto durante l'ondata di piena a seguito del nubifragio di martedì 29 agosto scorso avrebbero assunto una colorazione scura a causa del trasporto dello sporco che durante l'estate, in assenza di forti piogge per lunghi periodi, si accumula sulle strade e che naturalmente in occasione dei primi forti acquazzoni estivi viene trasportato a valle verso il mare dalle acque meteoriche e dai corsi d'acqua naturali stessi. Ciò nonostante non mancano perplessità nei post su Facebook corredati da immagini da parte di utenti che chiedono di intensificare e approfondire i controlli al riguardo. Campionamenti in queste ore sono effettuati anche dalla Guardia Costiera. Dunque, il comune di Alcamo tende a rassicurare la popolazione, i turisti, i visitatori che recandosi ad Alcamo Marina, certamente venendo a conoscenza di queste segnalazioni, manifestano non poca preoccupazione. Si prevede un mese di settembre, almeno per le prime 2 settimane, a meno di stravolgimenti delle previsioni meteorologiche, piuttosto sereno, con prossime giornate, le cui temperature massime si dovrebbero attestare attorno ai 30 gradi, quindi relativamente belle giornate, o comunque giornate tali da invogliare molta gente, nei limiti del possibile, invogliare molta gente a recarsi al mare. Ora, diciamo subito che ad Alcamo Marina ormai è atavico il problema relativo alla mancanza di una rete fognaria, così come è molto grave il fatto che ancora Castellammare del Golfo non sia dotata di un depuratore comunale. Castellammare del Golfo, che è un comune molto vicino a quello di Alcamo, confinante appunto con quello di Alcamo, e di conseguenza tutta una serie di situazioni che si sommano e che effettivamente rendono sempre urgente, apertissimo il dibattito relativo alla necessità di intervenire in modo energico, in modo serio, per concretizzare delle politiche che siano rispondenti ad una accoglienza turistica che metta in primo piano il rispetto dell'ambiente, ma anche il rispetto dell'uomo stesso e degli altri esseri viventi, perché dal momento in cui l'inquinamento può rappresentare un grave rischio per la salute, non si profilano a lungo termine, ma anche a medio termine, dei vantaggi per chi vive in questo territorio e per chi viene o vorrebbe venire a visitarlo per conoscerne le bellezze.